In un territorio dove l'occhialeria e il prosecco la fanno da padroni, c'è chi, come questi due ragazzi, poco più che quarantenni, ha lanciato un'importante sfida alleandosi proprio col territorio stesso. Stiamo parlando di Adriano Mondin ed Emil Bagatella, due amici di vecchia data che qualche anno fa, un po' per scherzo, un po' per passione, hanno dato vita al primo micro birrificio del Basso Feltrino, installando un piccolo impianto in un seminterrato dove, nel loro tempo libero, andavano per sperimentare le loro piccole produzioni di birre artigianali. La passione e la tenacia hanno permesso a questi due giovani, fino ad allora estranei al mestiere del mastro birraio, anche se da sempre esperti degustatori di questa antica bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione di mosto a base di malto d'orzo ed aromatizzata col luppolo, di specializzarsi in un settore totalmente estraneo a quello che era stato il loro campo di studio in età scolastica. Ma si sa, quando c'è la passione e la voglia di fare, non c'è ostacolo che non sia insuperabile. Ed ecco che da quel semplice e divertente produrre birra nel seminterrato, Adriano ed Emil, in poco tempo, merito della qualità del loro prodotto, iniziano ad avere un riscontro oltre ogni aspettativa, tanto da dover valutare l'importante salto da semplice hobby a mestiere imprenditoriale. 2010 siamo partiti da Quero, e infatti da qui il nome del birrificio, e all'inizio un po' per scherzo, un po' per ampliare quello che non era più tanto un hobby, e già nei primi anni abbiamo riscontrato subito abbastanza interesse e ci siamo trovati in difficoltà con gli spazi e siamo stati costretti a prendere una decisione che è stata quella di fare un intervento definitivo, speriamo, per la nostra azienda, avere una produzione con tutti con gli stabili adeguati e anche il locale di mescita tutto nello stesso posto. Martedì 27 marzo 2018 Adriano ed Emil, a tempo di record all'inizio dei lavori, hanno inaugurato la nuova sede del birrificio di Quero con annesso appunto mescita. Per noi è particolarmente soddisfacente poter inaugurare in un periodo in cui la crisi sta ancora in qualche maniera insistendo nei territori, in particolare del nord, la possibilità di inaugurare una nuova attività integrata col territorio, perché qui si produce birra artigianale, tra l'altro con prodotti locali, quindi c'è anche tutto un ragionamento sul recupero delle zone che non sono attualmente utilizzate ai fini delle colture possibili, quindi orzo, lupolo e quant'altro, e credo che sia particolarmente una soddisfazione non solo per noi come amministrazione, perché di fatto qui è stata applicata una procedura particolare che è quello dello sportello unico, in cui ha collaborato sia la provincia che appunto l'amministrazione del Consiglio Comunale, che si è espresso favorevolmente per insediare questa nuova attività. In poco più di un anno si è passati dalle carte all'inaugurazione, quindi anche questo un grazie agli imprenditori che ci hanno creduto e soprattutto tanti auguri affinché l'attività possa veramente continuare a crescere e avere le giuste soddisfazioni che loro meritano. Presente all'inaugurazione anche il vicepresidente della provincia di Belluno, Amalia Serenella Bogana. Questo è il consolidamento di un'attività peraltro già conosciuta e apprezzata in tutto il nostro territorio. Abbiamo lavorato in provincia con una SUAP proprio per far sì che diventasse realtà questa struttura. Chiaramente un ringraziamento che dobbiamo fare a questi imprenditori che hanno creduto nel territorio e chiaramente anche un forte augurio per un'attività che al giorno d'oggi, ecco, speriamo abbia una notevole affluenza usando dei prodotti locali e valorizzando ciò che il nostro territorio può dare. Il punto di forza del birrificio di Quero, oltre alla qualità delle birre, è appunto il neo inaugurato punto mescita, ovvero il locale antistante il laboratorio di produzione, dove non si può che avere l'imbarazzo della scelta davanti a quasi 20 tipi di birre, partendo dalle tradizionali bionde, passando per quelle più corpose e strutturate, ma anche attraverso una carrellata di originali birre aromatizzate come la Tornado a base di peperoncino, oppure la Dolomiele a base di miele delle Dolomiti e tante altre come la birra alla canapa, oppure quella al coriandolo e buccia d'arancia.
Beh, il locale, stiamo puntando molto sul locale perché vogliamo sia uno dei nostri punti di forza. Abbiamo scelto un arredamento ferro e legno perché rappresentano al meglio quello che è la nostra storia, ovvero una produzione molto artigianale. Nel locale troveremo una vasta scelta sia sul mangiare, dal mezzogiorno alla sera, con piatti più tipici da birreria, e soprattutto una vasta scelta di birre, che è quello in cui puntiamo maggiormente. Altra particolarità delle birre del birrificio di Quero è il legame col territorio. Alcune birre infatti prendono il nome dei luoghi circostanti Quero, come Santa Maria, Schiavenin, Passerella, quale rafforzativo dell'alleanza col territorio di produzione. L'acqua è uno dei punti di forza per noi, perché avendo la sorgente dello Schiavenin qui vicino e avendo, ormai è nota a tutti quanto sia buona l'acqua di Schiavenin, per noi è sicuramente un punto a favore. Partiamo, diciamo, avvantaggiati nel far la birra, ecco. Tra gli ospiti della serata inaugurale anche altri colleghi artigiani birrai di Adriano ed Emil, perché a differenza delle birre industriali, nella birra artigianale non c'è la concorrenza che c'è nei grandi marchi commerciali, bensì c'è invece una grande fratellanza tra produttori. Si punta su qualità, gusti e profumi di nicchia, dove la fantasia di ogni birraio viene espressa attraverso queste piccole produzioni spesso limitate da degustare in compagnia. Ed è proprio da qui che ogni produttore artigianale di birra può trovare il proprio spazio d'espressione, unendo tenacia ed innovazione a gusti e profumi disegnati da materie prime d'eccellenza, senza togliere mercato agli altri. Materie prime, acqua, malto, lievito, lupolo e tanta passione per farla, per berla, per tutto quanto. Un fenomeno quello dei micro birrifici, dei birrifici artigianali in rapida espansione. Sì, negli ultimi anni è un settore in crescita. Il mondo della birra artigianale ormai si sta evolvendo e sta puntando soprattutto su un discorso di qualità. I dati, i numeri lo dimostrano, i birrifici artigianali in Italia sono in costante crescita e tutto questo ha portato comunque a un raggiungimento ed ad un livello molto molto buono in tutta Europa. Si parla di birra artigianale italiana. Puntiamo al mercato, al territorio, c'è abbastanza sete. Un luogo pensato per tutti, il birrificio di Quero, ma soprattutto per i giovani, con l'auspicio di favorire la loro aggregazione nel territorio locale, come ha sottolineato il parroco di Quero, Don Alessio Cheso. Sicuramente quella dell'aggregazione è un punto importante, perché stare insieme è sempre una cosa positiva. Se questo stare insieme porta i giovani a stare nella nostra realtà, nel nostro territorio, questo è ancora più positivo, così non devono andare in tanti posti lontani, ma possono stare qui e hanno comunque anche un punto di riferimento nel loro territorio dove sono nati e cresciuti. Sicuramente un'impresa ambiziosa quella di questi due ragazzi, che verrà di sicuro premiata dalla scelta di puntare su un settore ancora nuovo per il nostro territorio, ma sicuramente in crescita a livello nazionale, dove la qualità e l'originalità è messa sempre al primo posto e dove, entrando, si potrà dire di sentirsi come se si fosse a casa propria. Siamo qua a Quero, in via Feldre 23 o a Busche, via Nazionale 63. Vendita, miscita e oltre anche le vendita, bottiglie, fusti e quant'altro.